Come Lega Ambiente Partinico quest'anno ci siamo impegnati forse molto più degli altri anni, anche perché si festeggia il 25esimo anniversario di Puliamo il Mondo e noi come circolo abbiamo sempre fatto questa manifestazione perché crediamo nei valori che può trasmettere. Ricordiamo a tutti che la manifestazione è puramente simbolica e altamente educativa. Simbolica perché, e qua in un contesto come quello di oggi del centro storico di Partinico, si vede chiaramente che non potremmo mai riuscire a pulire nulla perché il paese è ricolmo di immondizia di ogni tipo. Quindi noi non stiamo toccando l'immondizia buttata dalla gente che troviamo nei sacchetti, ma soltanto quello che troviamo a terra. È puramente simbolica e altamente educativa anche perché quest'anno abbiamo voluto coinvolgere anche realtà extracomunitarie. Ci sono con noi due comunità di minori rifugiati politici che ci stanno dando una mano proprio per creare un'integrazione e per far capire che chiunque è utile per poter proteggere, poter preservare il nostro ambiente. Qualsiasi persona, qualsiasi individuo che ci voglia aiutare lo può fare tranquillamente, è il benvenuto e può dare il suo apporto non solo simbolico ma un apporto fattivo. Tirando un po' le somme da questa giornata, ci siamo accorti che rispetto agli altri anni molte persone ci fermano e ci ringraziano per quello che stiamo facendo, perché hanno visto che in poco tempo dei ragazzi muniti soltanto di guanti, scope e palette stanno tirando a lucido il centro storico. Quindi questo cosa vuol dire? Che ci vuole poco. Ci vuole poco per rispettare il nostro ambiente, però contestualmente gli stessi ragazzi stanno invitando gli adulti che trovano per le strade a non sporcare. In molti ci chiedono l'installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti, perché dicono non ci sono i cestini, noi buttiamo l'immondizia a terra. Ecco, questo già è un atteggiamento sbagliato, perché è vero, i cestini non ci sono, ma dobbiamo dare il buon esempio e non sporcare. Con questa manifestazione non ci fermiamo qui, non ci fermiamo a questa manifestazione, ne faremo tante altre giornate di Puliamo il Mondo anche nei paesi limitrofi a Partinico, proprio per dare il buon esempio soprattutto alle amministrazioni comunali, ai cittadini e ai gestori dei servizi di raccolta rifiuti.